L'idea mi è entrata in testa parlandone con un amico, sai, quando ci si trova una sera e si parlano dei prossimi viaggi in bicicletta. Così mi è cresciuta dentro questa idea di andare a esplorare l'Umbria. Da questa stagione ho avuto un cambio radicale di lavoro e questo mi permette adesso di per tempo, un po' più tempo libero, per esplorare nuovi itinerari. Per questo sono in Umbria. Attraversarle è come addentrarsi in una dimensione dove suggestioni spirituali, paesaggistiche e culturali si compenetrano, rendendolo davvero un'esperienza indimenticabile. Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere l'esperienza che ho vissuto qui in Umbria, beh, questa sarebbe connessione. Siamo abituati a pensare oggi, nell'era informatica, la connessione come qualcosa di virtuale, ma nel viaggio ci sono connessioni molto più profonde che si instaurano mentre si pedala, tra chi viaggia e chi abita i luoghi, tra chi viaggia e i luoghi stessi. Infine, tra chi viaggia e i propri compagni di avventura. In questo viaggio in particolare abbiamo avuto l'opportunità di provare il Mesh Intercom, una tecnologia applicata ai caschi che abbiamo indossato durante tutto il viaggio della marca Sena, forniti da Alpa Distribution, che ringraziamo. E questi caschi ci hanno permesso davvero di essere in connessione tra di noi mentre pedalavamo, permettendoci di dialogare come se fossimo fianco a fianco, seduti a un tavolo, mentre in realtà eravamo sulla bicicletta a distanza di sicurezza. Sembri arrabbiata con la bici, sembra che stai picchiando la bici, e invece cosa stai facendo? E potevamo commentare il paesaggio, le emozioni, le esperienze che vivevamo proprio nel momento in cui le vivevamo. E questo, beh, ampliato, approfondito sicuramente questa esperienza di viaggio. Il percorso in Umbria è incredibile, cime che svettano sopra i boschi rigogliosi, grandi valli disegnate dai fiumi, da laghi e da cascate, attraversate da sentieri intrisi di storia, arte e cultura. Arriviamo a Montefalco, città del vino, città dell'olio.
natura che ritempra il corpo, la mente, beh, insomma tutto questo è il cuore verde d'Italia, come lo chiamano tanti. Io sono Larry Mondi, un cicloviaggiatore, adesso professionista e connesso con il mondo delle vacanze attive da ormai 10 anni. Sono un viaggiatore instancabile. Alla prossima avventura!